parlare di quella che sarà la finale di Coppa Italia sabato prossimo a Roma, ma lo facciamo sempre prendendo spunto da qualcosa detta da Allegri ieri sera su Sky. In questo caso si lega perché parla di due giocatori che potrebbero essere in ballottaggio per una maglia. Sentiamo Allegri. La fiducia è fondamentale. Hernanes è un giocatore che ora si è calato nel ruolo davanti alla difesa, è un giocatore intelligente, è un giocatore che ha due piedi, deve essere un pochino, cioè deve farsi trovare un pochino più movimento nella costruzione di gioco, però è uno che gioca sul lungo, gioca sul corto, di testa va su, quindi sulle palle alte davanti ai centrali li chiappa lui. È normale che ha caratteristiche, ora, perché sennò tutti Andrea Pirlo, capito? Ma di Pirlo ce n'è stato uno. Se le ora cose che va vanno benissimo, bene, Hernanes può giocare davanti alla difesa, ma le cose devono andare bene per tutto no, il però resto. Gianluca, non ti credi, perché anche a livello difensivo, anche l'altro giorno, ieri, la partita che abbiamo giocato con la Sampdoria, un paio di cazzate, è andato lui a recuperare e si tira fuori, cioè, noi abbiamo ora in questo momento con Marchisio fuori, abbiamo lui e Lemina, che è un giocatore che ha forza fisica, che se uno lo vede, dice cavolo, quello fase difensiva è fortissimo. Invece è il contrario, Che perché va, ma non è, non non è più. mai nella posizione giusta per giocare davanti, No, perché scherma poco, non legge prima. non legge prima, ruba poche palle di intercetto. Io quando dicono i giocatori, no, da quello, capito? Ma se te fa 60 contrasti e quando fa contrasti la palla schizza, sa dove finisce. Se te rubi, se, no, e ride. No, io rido perché sai chi diceva così, tuo maestro, Galeone, che io conosco bene. Tuo maestro diceva così, ma se rubi 5 palle di intercetto, sono 5 contropiedi. D'accordissimo. Cioè, proprio. Vediamo. Beh, allora a questo punto direi a Roma Lemina potrebbe anche non andarci, no? Sì, credo anch'io che al di là di tutto, visto che si tratta di una finale, intanto forse è giusto che giochi chi è più esperto. Ma poi mi pare che le dichiarazioni di Allegri, il modo nel quale anche nei confronti degli altri ospiti, difendeva, Hernanes, indica che comunque Hernanes gode della sua fiducia. Tra l'altro, pensandoci un attimo, il Milan non è una di quelle squadre che abbiano un ritmo in mezzo al campo, impressionante, no? Voglio dire, la presenza di Montolivo già la dice lunga su questo, no? Quindi in quel tipo di partita, presumibilmente, un Hernanes, può essere davvero molto, ma molto utile. Insomma. Per carità, lo sarebbe sicuramente anche Lemina. Però è chiaro che forse ci si fida di più di chi probabilmente è un pochino più abituato. Diciamo che con Bonucci e Khedira in campo avrebbe avuto più chance Lemina, Esatto. probabilmente. Sì. Così, sinceramente, c'è parecchio. Poi Rugani, sì, Rugani, Allegri ha detto anche un altro discorso che riguarda Lemina, no? Dopo ha detto che a vederlo così, dice, vedi questo giocatore, la prima impressione che ti dà è questo difensivamente è un fenomeno. Invece non è così, perché sbaglia molte cose, dice davanti la difesa legge poco, non scherma molto, non ruba mai una palla di intercetto, ma va sempre di contrasto, quindi dice lui la palla schizza via e non sai dove va, invece la palla di intercetto la controlli tu e, la palla, e quindi conquisti il possesso palla. Lemina deve migliorare molto. Si vede molto giocandolo che deve migliorare, ma si intravedono anche dei margini di miglioramento che sono sicuramente quelli che hanno spinto la Juve a riscattarlo. È chiaro Grazie. che Hernanes in questo momento che ha altre caratteristiche, sicuramente come giocatore complessivo Lemina è migliore di Hernanes, però le caratteristiche di Hernanes in questo momento mi portano a preferirlo per la finale, perché come ho detto prima, senza Bonucci, senza Marchisio, senza Khedira, forse è più adatto Hernanes a questa tipologia di partita. Ma non solo, Allegri tante volte ha detto su Lemina che tende a perdere la posizione, quindi in Sì. realtà Hernanes, che ce lo hanno un po' fatto passare come quello che non è capace nella fase difensiva, come se Hernanes fosse quello
più adatto nella fase offensiva e Lemina invece più adatto a difendere. In realtà è l'opposto, perché Lemina abbiamo visto farsi coinvolgere molto dall'azione, spesso perdere la posizione per andare avanti, portare palla. Sì. Infatti anche lo stesso Lemina riconosce di trovarsi meglio come mezzala, perché ha più questa possibilità di inserirsi. Quando tu giochi come schermo davanti alla difesa, devi saper fare in maniera ottima entrambe le cose, cioè sia impostare bene l'azione, ma se poi non difendi, se tu perdi la posizione e lasci la possibilità alla squadra avversaria di farti un'imbucata, lasci il tuo difensore, cioè quello che è dietro di te, nell'uno contro uno, cioè rischi l'uno contro uno. Quindi in realtà Hernanes in questo è sembrato molto più maturo di Lemina. Poi ha i suoi... Ha 21 anni, Lemina, ricordiamolo. Appunto, quindi... In realtà Lemina probabilmente... gioca in un ruolo delicatissimo, perché esatto, davanti alla difesa, oltretutto non è il ruolo che ha fatto sempre lui. Quindi non sappiamo che cosa farà, cioè, non so. E quindi io, cioè, secondo me il futuro suo è davanti alla difesa, perché... Tu dici? Lo vedo mai, sì. Il futuro suo è davanti alla difesa, secondo me. Però deve lavorarci molto. Ma sì, proiettiamo, visto che la partita è sabato, mi sa che non è il caso. Proiettiamoci su Fabbri. Siamo, Mi pare di capire... come, scusa, Lucia? No, dico, comunque loro, chi c'è, chi gioca, noi ci siamo intanto. Noi intanto ci saremo. Di quelli presenti stasera, io, Davide e Lucia andremo a... Stiamo andando non certo per perdere, quindi... Stiamo andando ancora, no, dai. È bello che ce lo sbattiate in faccia così. No, no, vabbè, sì, vabbè. Continuate pure. Dare un po' di... Riprendiamo un attimo di serietà. Posto che noi andremo, non stiamo andando, che è un po' salentina come cosa, ma voi non potete capire. Noi andremo a Roma, no? Andremo e non per perdere. Direi proprio di no. Di no. Ango. Allora, Hernanes mi pare di capire che per tutti dovrebbe essere quello che gioca davanti alla difesa. Gioca Pogba nel ruolo di mezzala a questo punto. Potrebbe essere riciclato Lemina, perché non ha convinto nessuno sostanzialmente in queste ultime partite, né Sturaro, né Pereira, né Asamoah. No. Dato il tipo di partita, io ci metterei Sturaro per una questione proprio di caratteristiche. Anch'io. Sì, sono abbiamo deciso, ci mettiamo scuro. A posto. Ragazzi, noi andiamo a Roma, quindi noi decidiamo la formazione, noi la porteremo ad Allegri per... Oh, ma... No, infatti, proprio a te chiede. No, ma infatti. Però in realtà, a livello proprio numerico, cioè di solito in questa stagione, è stato Sturaro quello più utilizzato, se non erro, forse qualcosa Asamoah, però Asamoah secondo me nelle ultime partite non ha convinto, quindi poi Asamoah di solito lo mette come mezzo sinistro, e quindi sposta Pogba. In questo caso dovrebbe spostare Pogba a destra. Non la vedo questo, anche io sono convinta che Sturaro, tra l'altro Sturaro è in grado di fare una buona partita, cioè non ha avuto degli alti e bassi, però è in grado. È parecchio che non ne fa una buona, diciamo, però io da Sturaro mi aspetto molto, perché lo stimo molto come giocatore e sono convinto che può fare molto, ma molto di meglio di quello che ha fatto quest'anno. Già l'ha dimostrato pure, perché l'anno scorso ha fatto molto meglio. Allegri ieri sera lo ha detto, in realtà, quando parlavano nella parte finale della sua intervista, quando parlavano delle convocazioni in nazionale, qualcuno diceva, piuttosto che altri, meglio convocare Sturaro, che almeno dà legna a centrocampo, e lui diceva, in realtà Sturaro non è soltanto quello che picchia, in realtà Sturaro ha delle capacità tecniche, deve migliorare, può migliorare, lo può fare sicuramente. Sì, anche lui è giovane, quindi è sicuramente ha dei margini di miglioramento, però lo deve dimostrare, cosa che non ha fatto quest'anno. E poi, come diceva Nino all'inizio, sul punto, è una finale, e ricordiamoci che è una finale contro il Milan. Cosa dobbiamo temere di questa partita? Perché noi adesso parliamoci chiaramente, cioè, sembra che la differenza, Nino anche nel punto parlava della partita dell'anno scorso con la Lazio, che alla fine è stata molto tirata, però se io ci rifletto un attimo, la Lazio l'anno scorso è una squadra
che è arrivata terza e stava per arrivare seconda, posto da Roma. È molto diverso dal Milan di quest'anno. Cioè, Lazio, il Milan è veramente messo male. Lazio, noi l'abbiamo presa nel momento peggiore, cioè per noi, della stagione, nel momento migliore loro, perché la Lazio veniva da buoni risultati e era in forma quando ci abbiamo giocato noi contro. Questo Milan veramente però la differenza della Lazio, che sono abituati, non sono abituati a giocare per un trofeo così spesso, diciamo. Il Milan sì, il Milan può tirare fuori un modo d'orgoglio, qualcosa che può metterci in difficoltà, perché tutto l'ambiente, adesso indipendentemente dai valori tecnici, che sicuramente non c'è storia, e diciamo pure che molto dipende da noi, no? Cioè tutto dipende da noi. Sì, certo. Come ho detto più volte, dobbiamo impegnarci tanto per riuscire a fare diventare... Non la vincerebbe il Milan, la perderebbe la Juve, cioè nel senso, è più la Juve che può perderla, non... Sì. Non mettendo in campo concentrazione in primis e poi ovviamente tutte le qualità che già sappiamo. Credo che dopo Verona il rischio di caduta di concentrazione non ci sia più. E meno male, quindi ha ragione Allegri nel dire sconfitta salutare. Che è servita, sì, sicuramente, sono d'accordo. Non sempre le vittorie aiutano, specie in questo momento della stagione dove la vittoria non serve a nulla, e sono convinto che... per quanto sia amara quella sconfitta, sia servita, proprio perché è una sconfitta e quindi deve suonare come suonare da sveglia. E è chiaro che la partita con il Milan è imprevedibile perché è una partita secca, è una partita che giochi dopo, alla fine del campionato, dopo che hai festeggiato, dopo... È una partita... cioè sicuramente se la vediamo sulla carta e valutiamo i valori dei giocatori, non c'è nemmeno da giocarla, però è una partita difficile. Io sinceramente, ritornando sulla formazione, davanti vi aspettate la coppia d'attacco titolare o titolarissima o Zaza Morata? Sì. Titolarissimi, ma ci mancherebbe. Però la domanda era diversa, non è chi vorreste, perché chi vorreste penso tutti vorrebbero Mandzukic e Ibala. Ma io me li aspetto. Chi vi aspetta? La voglio e me li aspetto. Anch'io. Tutte e due le cose, anch'io, e ti dirò di più, che mi aspetto anche Lichtsteiner e Vra come anch'io. Perché comunque è una finale, perché comunque è una finale. Non lo Su questo non lo so, perché considera anche che giochi con Sturaro e quindi non sono completamente sicuro che saranno... Uno dei due sarà offensivo, secondo me. È probabile. O Quadrado o Alexander. Quadrado io secondo me non gioco la finale. Anche finale secondo me. Anche secondo me. Però sì, che abbia riposato anche sabato Alexandro, secondo me... Alexandro era squalificato. Era squalificato, sì. Comunque ha riposato, non ha giocato, diciamo, per quello. Ma io... uno dei due può essere, però... Non dimentichiamoci che questi sono discorsi che poi lasciano il tempo che trovano, perché poi... la partita si gioca in 14, soprattutto una finale dove potrebbero esserci anche i supplementari, e quindi sarà molto importante chi gioca dall'inizio, chi subentra, sarà importante come sempre. Ecco, noi a me sarebbe interessa vincere, basta, anche all'ultimo rigore. Rendiamocela più. Ma io vorrei andare dopo la partita tranquillo, infatti non c'è a mezzanotte, per dire, la butto lì. Tranquillo. Io vi inviterei a ricordare che cosa è successo in campionato contro il Milan, comunque non è stata appunto, partita appunto facilissima che doveva essere, appunto, anzi, quella è abbastanza indicativa. L'altro Milan era un altro, però poi c'era ancora come le volte Mihajlovic, poi dopo sono ancora più peggiorati di quanto non fossero. Comunque Mihajlovic ce l'ha incartata bene difensivamente, ma anche nelle partite precedenti quel Milan non aveva brillato, non aveva brillato. Io spero che, come se lo ricorda Nino, se lo ricordino anche loro quella partita, perché... quello che dico io è che, cioè, comunque Nemia non aveva brillato, però comunque prima avevano comunque un allenatore che la partita importante, ecco, bravo, te la sa preparare bene. Addirittura adesso, in alcuni momenti abbiamo visto
Balotelli che sembrava un giocatore, cioè sì, delle esatto, cose che mai viste. Adesso quindi, hanno anche un allenatore, hanno uno che Berlusconi non si sa che per sì, ma non credere che conti più di tanto, questo è una sì. Finale, una finale così, ci sono tanti altri fattori. L'allenatore ormai ha dimostrato quello che vale. Poi... Sì, tanto la butteranno sulla motivazione, sulla rabbia, ma quello sicuro, o sul tentativo di rivalsa di una stagione, lo cioè, sappiamo benissimo, comunque contro di noi è sempre la partita sulla della possibilità vita. Comunque di andare in Europa, attenzione, esatto. È l'unica possibilità che hanno di andarci, quindi insomma. Sì, sì, beh, discorso del Milan, abbiamo visto che gli allenatori poi, cambiando gli allenatori, non è che sono cambiati poi i risultati, quindi il problema... Evidentemente, sappiamo che non è un allenatore. Non è un allenatore. È ovvio, a un certo punto. È ovvio, infatti sì, infatti. Però abbiamo visto pure che i problemi societari influiscono anche sul campo, poi si rispecchiano sul campo quello che succede in società, non c'è una sintonia, non c'è una vision condivisa da parte di tutti i componenti, poi questo no, è inevitabile che poi si vaglia. Però tutto ciò in una finale bisogna prenderla sempre con le molle, spero che lo facciano anche loro, perché se la prendiamo con il modo giusto e la prendiamo, ci rendiamo conto che non dobbiamo pensare al Milan che scherzo, ma dobbiamo pensare alla finale di Coppa Italia, se la affrontiamo con il modo giusto no, non ce n'è assolutamente per Milan.